Ciao Carmelo, finalmente ci ritroviamo. Ma raccontami un po', in questi 40 anni di tua attività, come è cambiato il design del prodotto? Ma sai, è cambiata la complessità. Prima si disegnava, se vuoi, una sedia ben fatta, con una bella forma, una buona ergonomia, ma restava una sedia. Adesso, oltre che a disegnare una buona e bella sedia, si disegna anche un sistema di sedute e quindi intervengono tante variabili. Ma senti Carmelo, ma come mai hai deciso di incominciare questa nuova avventura? Ma ho accettato questa nuova sfida perché ci sono delle ottime premesse. I compagni di viaggio sono eccellenti, con cui è possibile dialogare e costruire insieme nuovi scenari e nuove opportunità. La Raffles ti dà tutte le garanzie per poter fare questo tipo di percorso. Un altro aspetto che mi ha convinto a sviluppare questo percorso è l'opportunità di prendersi cura degli studenti, di attivare tutti quei processi creativi che permettono a tutti, ma soprattutto al singolo, di costruire un proprio modello creativo e un proprio modello progettuale. Ma ci sarà un futuro per questo lavoro? Naturalmente. Ci sarà un futuro se si avrà la capacità di ascoltare, di capire i nuovi fenomeni, i nuovi modelli economici, i nuovi modelli culturali, i nuovi modelli tecnologici. Allora, se si ha la capacità di ascoltare, si avrà la capacità di restituire dei progetti compatibili con questa contemporaneità.